Ma buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Iscrivetevi al canale, lasciate like, attivate la campanellina, quello che volete. Oggi ce la prenderemo con questo PC, perché veramente non ce la faccio più a tenere questo computer. Adesso andiamo a fare una passeggiata verso l'Euronics, perché dobbiamo andare a vedere questo progetto che avevo in mente, ovvero eliminare questo computer e mettere un monitor molto più efficiente con attaccato o il computer Mac Mini o l'iPad. Quindi, come già anticipato, ho cambiato un po' la postazione. Come vedete, ho con me lo zaino perché mi sono portato sia il cavalletto sia il microfono con l'antivento. Ebbene, l'antivento l'ho portato proprio perché c'è una buonissima luce, assolutamente, però il vento c'è e spero che non si senta assolutamente nella registrazione che sto facendo in questo momento. Spero che funzioni per tutto il tempo in cui andrò fino all'Euronics, però sì, quando cammino di vento se ne sente assolutamente. Spero che non influisca troppo sulla registrazione. Comunque andiamo, sono veramente molto curioso. Ok, questa è la parte sicuramente che volevo testare di più, perché adesso c'è veramente un sacco di macchine, un sacco di traffico, e quindi voglio vedere come si sente l'audio. Mi sarà davvero molto molto figo registrare in questo modo. Vediamo qualche computer. Io ero indeciso tra quelli della Apple, i Mac Studio o Mac Mini, sarebbe ancora meglio, però vediamo, perché sono veramente molto curioso. Vediamo un attimo quali potrebbero essere le varie alternative, signori. Io veramente spero con tutto il cuore che si senta l'audio, perché sennò sono assolutamente fregato. Cioè, tutti i video che sto facendo, se non è attaccato bene al connettore del telefono, sono fregato letteralmente, perché non ha senso tutto quello che sto facendo. Quindi speriamo bene che funziona e che valga i 100 euro che ho speso per questo affare. Se state vedendo questo video, comunque questa registrazione, significa che l'audio ha funzionato perfettamente, quindi sarei davvero molto contento. E poi sinceramente lo zaino non è neanche scomodo da portare, perché finché utilizzo il cavalletto, il microfono e l'antivento sopra il telefono, il mio zaino è vuoto completamente. Quindi adesso basta, però, perché veramente se no non arriveremo mai. Certo, pure io che mi vesto completamente di nero non sono molto intelligente, però comunque ce la caveremo. E ringraziamo che domani non ci siano molti compiti. Tra l'altro manca anche un professore, quindi perfetto, perché sennò questo video non sarebbe mai stato portato a termine. Ragazzi, pensavo che fosse iniziato a piovere perché mi ero sentito qualcosa sulla spalla. Per fortuna ho visto, ho controllato su Meteo, insomma, non dovrebbe esserci probabilità che piova, quindi meglio ancora così. Vedete che lì c'è l'Ipercop, dobbiamo andare noi un po' più a sinistra. Come vedete, l'Ipercop è lì. Il parcheggio sta lì, però non avendo alcuna macchina dobbiamo scendere qua sotto. Ok, adesso prendiamo l'ascensore e andiamo. Ed eccolo lì, andiamo subito alla zona computer perché è quello che mi interessa. Vediamo se troviamo qualcosa, ovviamente, perché non ne ho idea di cosa ci sia. Allora, innanzitutto a noi ci servirebbe un monitor. Questi potrebbero essere le alternative. Io volevo spendere circa sui 200-300 euro, ovviamente non troppo. Ecco, già una cosa di questo genere, come ha fatto OL. LG, cioè scusate, LG, mi sono confuso con la O. Sarebbe molto figo perché è molto molto grande a proposito di lunghezza, però dobbiamo controllare insomma le statistiche. Ecco, ad esempio questo è da 29 pollici Full HD. Sto guardando questo tablet da 1329 euro con, non so se sinceramente la pencil, questa penna digitale è aggiuntiva. Comunque non avevo mai visto un tablet della Microsoft. Sì. Sì, c'è scritto lì, non so se. E comunque ho capito perché costa così tanto. Core i5. Per non parlare, insomma, dei 256 giga di SSD. Per niente male. Adesso sto nella parte, vedete, dei videogiochi. Ho controllato, ma il Mac Mini non lo trovo da nessuna parte. Ho anche chiesto, non c'è. Ho visto che c'è su Amazon anche ad un buon prezzo. Non è per ora, però, insomma, è da vedere un po' tutti i prezzi che E la PS5 con uno sconto davvero incredibile. vanno. Bene, direi che possiamo assolutamente tornare a casa. Ok, ragazzi, vi sto parlando dal futuro. Non potete capire assolutamente cosa è successo ieri. Praticamente sono andato a fare una passeggiata verso questo negozio di elettronica per andare a vedere un po' tutti i vari prodotti che volevo acquistare per questa mia nuova postazione, ed è successo proprio quello che non volevo accadesse, ovvero non avevo attaccato bene il connettore
al microfono. Tutto il lavoro che avevo fatto non è andato perso, però per qualche ripresa insomma si sente che il microfono non è attaccato e si sente proprio malissimo. Adesso vi faccio vedere qualche sketch di ripresa. Spero veramente che tutto funzioni e poi secondo me con il grandangolo posso anche girare molto meglio con la mano e farvi vedere più la zona. Quindi oltre al somigliare alla voce di Fumagalli, non so per quale motivo, cioè pensavo fosse collegata comunque, adesso vi faccio vedere meglio la postazione. Ho fatto anche un video a parte, ma per chi se l'è perso faccio un attimo un piccolo riassunto e vediamo come volevo trasformarla. Bene ragazzi, direi di farvi vedere la postazione per intero con il grandangolo. Lascio sia qui sulle schede, forse qui, non me lo ricordo dove lo metto, adesso a sinistra, il video completo. E adesso vi riassumo un attimo come è organizzata. Allora, qui abbiamo tre cassetti, ok, dove ci metto sia tutti i quaderni scolastici della scuola, insomma, ma anche i vari cavi, perché quelli non sono tutti, cioè no, non è possibile. Vi faccio vedere che qui ci stanno altri miliardi di cavi che non ordinerò mai. Come vedete, in questo momento l'iPad sta caricando, ma in realtà l'avevo già messa a caricare stanotte, quindi teoricamente dovrebbe aver finito. Comunque abbiamo iPad 2019, Magic Keyboard, questa bellissima Apple Pencil che si attacca magneticamente, vedete che figo. Questo cactus, vedete, e comunque è un oggetto d'arredo, secondo me è veramente molto molto carino. Vabbè, qui abbiamo il MagSafe, tra cui ci metto anche le AirPods a caricare, non so perché sono sporche qui di penna, va bene. Si caricano, ma essendo con il magnete si reggono anche. HomePod mini, Apple Watch che in questo momento è assolutamente scarico, questi evidenziatori che penso di togliere prima o poi, in realtà un botto di libri e non sono finiti, perché in realtà qui dentro nello zaino ci stanno altri di oggi. La bottiglia, signori, la bottiglia non ha etichette perché non stiamo sponsorizzando nessuno, quindi lasciamola qui. Quindi che cosa mi sono ingegnato? Andiamo subito al punto. Io volevo prendere un monitor che non sia più di 200 euro. E il Mac Mini, quello del 2019 se non sbaglio, quello che sta sui 550-600 euro. Oppure iniziare con il collegare al monitor l'iPad, sfruttare le sue funzionalità, perché io l'iPad lo uso veramente molto poco in realtà alla fine, e quindi utilizzarlo in questo modo sarebbe davvero molto utile. Poi quando avrò i soldi necessari potrò prendere il Mac Mini. Quindi andando più nel particolare, io vorrei eliminare dalla mia vita letteralmente questo computer dell'HP. Non funziona più bene come una volta nonostante gli aggiornamenti, e comunque la potenza che ha non è quella necessaria quello che dovrei farci io. È successo pure che stavo facendo un PowerPoint con un amico per la scuola e si è buggato tutto, quindi bisogna cambiarlo. In poche parole, una volta che avrò dato fuoco a questo computer, l'idea era quello sì di togliere questi evidenziatori e mettere o sul muro, anche se in realtà c'è poco spazio, quindi sarebbe molto meglio metterlo sulla scrivania, un monitor collegato al Mac Mini, che forse metterò qui. Comunque devo gestire lo spazio perché un po' ci deve essere anche per fare i compiti semplicemente. Che poi, per farvi capire a quale livello critico sta questo computer, che poi computer chiamiamo con i termini giusti, è un portatile, è un PC banalmente. Ogni volta che lo accendo faccio arresto il sistema o comunque si riavvia per fare gli aggiornamenti, mi dice battery alert. Io non pensavo fino a questo punto. Mi dà un avviso provvisorio che in poche parole sta per esplodermi la batteria. Letteralmente questo è un accanimento contro il mio computer. Poi sarà che io lo lascio sempre su questo cavo, quindi questo può comportare che la batteria si rovini. Che poi, no, io da piccolo avevo tolto le informazioni che c'erano su questo PC, quindi non so neanche quale versione sia, capite? Bene, sicuramente ci sarà una parte seconda su questo mio piccolo progetto, perché devo assolutamente cambiare questo, no, lo vedete? No, non può esistere più, basta. Ma fino ad ora dovrò arrendermi.